cominciamo subito con un approccio a quello che è forse uno dei problemi più sentiti dalla gente, e cioè i problemi delle liti condominiali. Oggi so che hai un argomento estremamente interessante e direi frequentissimo. Quindi a te la linea. Grazie Giancarlo, anch'io faccio il buongiorno a tutti coloro che ci ascoltano. Sì, hai ragione, la materia condominiale è una materia che per anni è stata foriera di liti, questioni, discussioni, anche perché presuppone una convivenza in uno stesso ambiente, nello stesso luogo di più persone, per cui è facile che tra queste possano nascere discussioni, soprattutto quando non si conoscono esattamente quali sono le regole della buona convivenza. Il diritto condominiale è un diritto, una branca del diritto civile che, ripeto, non è stata mai molto valutata, forse perché è stato ritenuto un diritto un po' secondario o addirittura di serie B, e invece assolutamente è una parte del codice importante che deve essere conosciuta, soprattutto da chi poi ha il compito di amministrare i condomini. Oggi Giancarlo, volevo rappresentare a te e agli ascoltatori le problematiche legate all'uso della cosa comune. Allora, diciamo questo innanzitutto, che questa norma che è nel Codice Civile, l'articolo 1102, è una norma dettata in materia di comunione, ma questa stessa norma è applicabile tranquillamente anche in ambito condominiale. Cosa dice questa norma? Cosa permette di fare? Permette a ciascun partecipante, quindi a ciascun condominio, di poter usare la cosa comune, per il suo miglior godimento. Cioè, che significa? Che se io ho, per esempio, una soffitta, e questa soffitta non avesse per assurdo la finestra, e vorrei aprire una finestra sul tetto comune, questa operazione è fattibile, perché io vado a utilizzare la cosa comune, il tetto, per un mio miglioramento personale, cioè per far sì che nella mia soffitta possa entrare aria e luce, e con ciò non violo alcun regolamento condominiale, alcuna norma, e addirittura il condominio non può opporsi a questa operazione, a patto che facendo ciò io non vada ad alterare la destinazione d'uso del tetto, ma questo non lo faccio perché il tetto con l'apertura dell'abbaino non viene assolutamente modificata la sua destinazione d'uso, e non impedisco ad altri condomini di fare potenzialmente lo stesso uso che ne sto facendo io. Quindi è un'autonomia che viene data a ciascun condomino di poter utilizzare le cose che gli appartengono, sì, ma in quota parte, perché non sono la proprietà esclusiva, però per un uso personale. Oppure voglio mettere una tenda sul terrazzo del mio appartamento. Per far ciò devo applicare i borsetti, applicare il telaio della tenda appoggiandomi al muro. Allora, se non ci fosse questa norma, in teoria dovrei chiedere il permesso al condominio. Perché? Perché il muro appartiene al condominio, è un bene comune ai sensi del 1117. Quindi per utilizzarlo dovrei essere autorizzato dall'assemblea del condominio. E invece, con l'applicazione del 1102, posso utilizzare quel muro per mettere la tenda che però è del mio appartamento, quindi utilizzare la cosa comune per un mio scopo personale. Stessa cosa, dicasi, se io per assurdo volessi aprire sul pianerottolo delle scale una porta che permetta di entrare nel mio appartamento qualora ne avessi bisogno, faccio un'ipotesi assurda, ma anche questa operazione sarebbe comunque praticabile e possibile. Perché? Perché non modifico comunque l'uso della parete e vado a fare un intervento che può essere in potenza fatto anche da qualsiasi altro condomino. Quindi è una norma che va conosciuta perché consentirebbe di fare alcuni interventi che diversamente potrebbero essere sottoposti alle delibere dell'assemblea condominiale, e a volte può accadere che per svariati motivi i condomini poi non concedano e non diano l'assenso a farlo. Quindi ecco, da conoscere questa norma perché potrebbe, come dire, dare queste opportunità senza necessità di essere autorizzati dall'Assemblea.